La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo so. Buon pomeriggio, ragazzi miei. Siamo in Taxi Milan, proprio qui. Lo Zoccolino è qui per voi, per dirvi tutta la verità. Buon pomeriggio, amici dello Zoccolo Duro. Buon pomeriggio. Ovviamente, voi penserete, chissà quanto tempo le studia queste canzoni, queste cavolate che dice così, quanto studio ci sarà dietro. Io quelli che vanno senza reggiseno, ecco, tipo queste cose qua, quanto le studio? Zero, lo stesso le mie rime, tipo un secondo prima mi viene in mente una roba e nemmeno la provo, cioè vado proprio a braccio, così come andrò a braccio nel dirvi quello che penso dello stadio, perché qua ormai dovrei fare la rubrica quello che gli altri non vi dicono. Ormai qua faccio la rubrica quello che gli altri non dicono. Ormai vedo che il pensiero di quasi tutti gli altri youtuber è tutto allineato. Vabbè, che fondamentalmente tutti stipendiati dalla società, quindi è abbastanza normale. Io che non sono stipendiato dalla società e non voglio essere stipendiato dalla società, ho un pensiero abbastanza libero e quindi dico le cose come sta. Oggi ho sentito dire mercato sontuoso del Milan, state tranquilli, prenderemo quello che va preso e poi non prendiamo l'esterno destro, prendiamo il trequartista, non prendiamo l'esterno, l'unico che dovevamo prendere era quello, alla fine di tutto sto tran tran non prenderemo, quello che ci serviva non lo prenderemo a quanto pare, e gli dicono state tranquilli, va bene, però lasciamo da parte il discorso mercato che ormai sento dire gente che Castiglieco è un grande giocatore, e quindi ragazzi, quando vi dicono ste robe e ci credete, poi io alzo le mani. Se volete sentire ste robe, andate su un altro canale. Se venite qua pensando che io vi dica che Castiglieco è un grande giocatore per prendervi per il culo, per difendere una società indifendibile su questo argomento, allora se volete andate da altre parti. Io, da qua no, queste falsità non le sentirete. Gli vogliamo tutti bene, è uno che corre, corro pure io, problema che io non gioco titolare nel Milan, questa è la differenza. Comunque andiamo avanti, perché poi se apro il discorso mercato sono troppo arrabbiato per come stanno andando le cose, a maggior ragione che le altre hanno fatto poco, bastava veramente poco per poter far meglio di quello che stiamo facendo, però voglio essere ancora fiducioso, quindi vediamo quello che succederà. Io mi aspetto due colpi, trequartista e l'ala destra, oltre a Florenzi e Adli. Se non arriveranno mi arrabbierò, e poi bisogna vedere chi prendiamo, perché poi la cosa fondamentale è chi prendi, perché non è che basta prendere così a caso, è chi prendi. Vediamo quello che viene qua, se almeno uno forte lo prendesse, tu dici non ne prendo due, ne prendo uno. Perlomeno dici, sai, mi prende Lupo Alberto, invece di prenderne due me ne prende uno, ma mi prende uno come Dio comanda, sai, mi passa anche. Qua sembra, vediamo, aspettiamo, i miracoli succedono sempre, Paolo mi può sempre sorprendere. Dai Paolo, imbastisci Paolo, imbastisci. Ma questo video non era su questo, era doveroso dire sta roba, perché dopo il video di stamattina era giusto, però vedo che tanti, quasi tutti, anche sotto nei commenti, sono tutti dalla mia parte, tanti vengono qua proprio per sentirsi dire la verità e non essere presi in giro da altra gente, come se la gente fosse stupida, no? Tu glielo dici, glielo ripeti, la gente ci inizia a credere. No, qua non ci crede nessuno. Parliamo dello stadio. Allora, altra verità sullo stadio. Sapete che adesso c'è sta moda di continuare a martellare lo stadio. Sono stra super a favore dello stadio, questo l'ho già detto ma lo voglio ribadire come concetto chiaro, assolutamente bisogna fare lo stadio nuovo, bello, 1.200.000, una cosa buona vogliono fare. Questo, guarda, io dico tante cose negative su questo fondo Elliott, ecco, se c'è una cosa positiva che voglio dire di questo fondo, che sono proprio intenzionati e convinti a fare lo stadio, e questa è una proprietà che non è che ha paura dei governi, del sindaco, no, questi vogliono fare lo stadio, sono venuti qui per fare lo stadio e vogliono fare lo stadio,
e io sono assolutamente a favore. Serve uno stadio bello, nuovo, tecnologico, il più bello del mondo, dicono che vogliono fare, bellissimo, ho visto il progetto, la cattedrale, anche quell'altra, a me piace la cattedrale, ma anche quell'altra, bello, lo voglio qua a Milano, io abito qua, voglio passarci tutti i giorni praticamente, io quasi ci passo tutti i giorni anche per lavoro, me lo voglio gustare, vedere se è bello, nuovo, nuovo, per i prossimi, per i futuri, voglio andarci io, ci manderò mio figlio e ci manderò mio nipote, voglio lo stadio nuovo, sarà fondamentale e bello, e servirà anche a livello economico. Su questo bisogna dire una cosa fondamentale, di avere gli impianti, cioè in Inghilterra manco stanno a discutere, in Inghilterra tutti hanno lo stadio nuovo, manco si sta a discutere, è la base, se tu non hai, se non hai le attrezzature come si deve, come fai ad arrivare a un certo livello? La base è proprio lo stadio, no? Quindi è una cosa da fare necessariamente, un po' come il quarto posto per arrivare in Champions, no? È la base per me, non dovrebbe essere un obiettivo arrivare in Champions, dovrebbe essere la base di un top team, lo stesso lo stadio. Vi avviso già prima, dicendovi la verità, a differenza di quello che vi dicono altri, che anche con lo stadio di proprietà, e ve lo dico, anche con lo stadio di proprietà, non pensate che iniziamo a fare il Manchester City, il Paris Saint Germain, il Chelsea, ma neanche per sbaglio. Cioè, quindi per chi pensa che fare lo stadio ci farà diventare il Liverpool del momento, ma anche, ma persino l'Atletico Madrid, ragazzi, cioè l'Atletico Madrid è una squadra che spende 70-80, paga gli allenatori così 12 milioni, 14 milioni, cioè noi non ci possiamo permettere di dare 5 milioni a Çalhanoğlu, figurati, non ci possiamo permettere di pagare l'ingaggio di un panchinaro di uno dei top club che partecipano alla Champions e poi ci esaltiamo che andiamo a giocare in Champions. Noi non ci possiamo permettere nemmeno a gratis di pagare lo stipendio di uno dei panchinari di quelle squadre. E vogliamo andare in Champions a fare cosa? Comunque, stavo parlando dello stadio, poi mi perdo e mi innervosisco. Lo stadio, ribadisco, sarà fondamentale, sarà necessario, indispensabile, e va fatto. Ma non pensate che vi darà tutti sti soldi e tutto sto vantaggio. Sarà più o meno come essere andato in Champions. Ti dà quei milioni in più, ma non così tanti come pensate voi. Poi comunque lo stadio lo paghi, ma pagato, non è che dice che te lo fai a gratis. 1.200.000.000 che metti per farlo vanno recuperati, quindi prima che lo fai, prima che recuperi i soldi che hai messo, prima che inizi a stabilirti in un certo modo, arriviamo al mio pronipote, al mio pronipote. Quindi giusto lottare per avere lo stadio, bisognerebbe lottare più per lo stadio che per andare a arrivare quarti, bisognerebbe arrabbiarsi e lottare più per lo stadio che per arrivare quarti, anche solo per il fatto che poi tu ci vai allo stadio a vedere la partita, quindi dovresti lottare per avere, siccome pago per andare a vedere la partita, vorrei vederla nello stadio più bello possibile, nel posto più comodo possibile. Quindi assolutamente a favore dello stadio, ma non vi fate illusioni che cambierà la vita nazional popolare. Altra cosa da dire e per il quale noi dovremmo proprio lottare col coltello fra i denti per avere lo stadio più velocemente possibile, che se non fai lo stadio questo fondo qua non se ne va mai, cioè questi sono qua per fare lo stadio e andarsene, quindi prima facciamo sto stadio, prima costruiamo questo benedetto stadio, prima ci liberiamo di questo fondo, se no non ce ne liberiamo mai e dobbiamo sempre stare a sentire non si può fare questo, non si può fare quello, ma non potremo mai fare niente.
se l'obiettivo è avere il bilancio a zero ed essere in positivo, non riusciremo mai a fare mercato. Siamo a meno, cioè tu oggi, pagando un allenatore 2 milioni, avendo solo un giocatore che prende 7 milioni che è Ibra, non potendo neanche rinnovare il tuo trequartista titolare a 5 milioni che lo prende il concorrente a zero, cioè tu oggi con questo praticamente bassume, che non si dice bassume ma lo dico apposta, e siamo a meno 100. Tu pensa che facendo così siamo a meno 100. Pensa che livello devi mantenere per essere a zero. Vedi tu che cosa devi fare per essere a zero. Quindi servirà e ci sarà bisogno di una proprietà seria. Perché poi, dopo aver fatto gli stadi, non solo noi, ma tutta la Serie A, se tu porti tutte le squadre di Serie A a un certo livello e inizi a comprare i campioni, allora lì sì che arrivano i soldi veri. Infatti si parla della Super League, perché siccome sta roba è praticamente improponibile. Perché, scusami, ma perché i diritti della Premier League li pagano 10 volte quello che pagano la Serie A? Perché? Perché si sanno vendere meglio, perché hanno giocatori più forti, perché hanno gli stadi fatti meglio. Scusate, spiegatemi perché i diritti delle squadre inglesi valgono 10 volte quelli italiani. Perché? E ditemelo voi. Evidentemente si sanno vendere meglio. Questo è. Tra l'altro sono tra le squadre, le inglesi, se prendiamo il campionato spagnolo, il campionato tedesco e il campionato italiano, sono pure quelli che vincono meno. Cioè in Europa gli inglesi sono quelli che vincono meno tra i quattro più importanti. Adesso stanno iniziando un pochino a vincere qualcosa. Il Liverpool, l'anno scorso che ha vinto il Chelsea, ma sono quelli che vincono meno rispetto poi alla quantità spropositata di soldi che hanno rispetto alle altre. Quindi sicuramente bisogna lottare per questa cosa dello stadio, eh? Su questo sono d'accordo con Suma e con gli altri che lo dicono. Bisognerebbe più lottare per avere lo stadio e andare a fare proteste al sindaco per avere lo stadio che per comprare il nuovo terzino destro, per dirvi. Quindi assolutamente a favore. Però non vi fate illusioni, che quello è solo un passo per arrivare poi in un posto lontano. In ogni caso, perché ero a favore della Superlega? Forse ci salverà la Superlega? Non lo so. Non lo so se ci salverà la Superlega. Detto questo, oggi sono, come avete ben capito, molto arrabbiato e triste e sconsolato e scontento. Perché ci con gli altri immobili, mi dicono, ma gli altri non hanno fatto niente. Ma a maggior ragione, che gli altri sono immobili, bastava veramente poco per essere più forti e andare a vincere il campionato e approfittare, perché poi gli anni prossimi, che ci si riprende, si spera da questa pandemia, riaprono gli stadi, riaprono tutti, avremo meno possibilità, perché noi ne avremo qualcosina in più di possibilità, ma gli altri molte di più. Perché quasi tutti fatturano più di noi. Ho fatto due domande e dati due risposte. Iscriviti al canale, metti un like, sempre a favore dello stadio, sempre. La cattedrale bellissima, speriamo che la faranno prima o poi. Dubito che la faranno a breve, dato che quelli non si sa che di chi sono figli, di chi sono proprietari. Quest'altro maledetto di un sindaco, che può essere anche, che ho sentito pure che potrebbero ricandidarlo. Incredibile, vabbè che se l'alternativa, vabbè, non ve la dico neanche l'alternativa, è un milanista, ecco, vi dico solo questo, chi è l'alternativa, che forse farebbe anche lo stadio, essendo milanista quello là, anche se critica sempre, forse. Ma come si fa a votare uno così? Cioè, tra uno e l'altro veramente l'imbarazzo della scelta per votare. Vabbè, speriamo che facciano lo stadio, chiunque sia, speriamo che facciano almeno lo stadio, perché poi per il resto non entriamo in discorsi politici. Ci sentiamo. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao.